mm -hmm. Andai da Anchise. La cerchia che trovai intorno a lui non si scompose. Il mio sospetto era giusto. In quel luogo si incontravano schiave dell'accampamento greco con le donne della città. E perché no? Non mi stupivo più tanto facilmente. Così pensavo, ma in seguito furono loro a stupirmi. Achille apprendemmo si era rifiutato tassativamente di continuare a prendere parte alla battaglia insieme ai greci dunque manteneva la parola la peste aveva funestato l'accampamento greco mandata dal dio Apollo affermava il vergente calcante bisognava restituire a suo padre che guarda caso a sua volta era un veggente, una piccola schiava che il grande Agamennone considerava sua proprietà. Bisognava indennizzare Agamennone per questo, certo non senza l'intervento di suo padre calcante, Briseide. La nostra Briseide fu strappata da Achille, al quale era stata lasciata tanto tempo perché la usasse a suo piacimento, e assegnata ad Agamennone, il gran condottiero della flotta. Che la teneva, dissero, le schiave, in una tenda a parte. Non andava da lei né di giorno né di notte. L'unico uomo che le faceva visita era suo padre calcante, completamente incanutito. Quando osai domandare come stava, la risposta fu solo un lungo sguardo muto: gelai. Ebbi freddo fino nell'ultima fibra del corpo. Anchise pareva sapere quello che provavo. Venne Enea, disse. Viene Enea, disse sottovoce. Lo sai già? Allora, avampai. Veniva Enea. La sua nave l'aveva scampata. Ritornai a vivere. Enea era depresso. Era stato totalmente coinvolto nella guerra. Portava promesse di rinforzi. Bisognava tenere a bada i greci. Si svolsero duelli tra alcuni dei loro e alcuni dei nostri, gare per la verità, secondo regole che i Greci accettarono. Tutta Troia stette sulle mura ad assistere al duello tra il nostro Ettore e il grande Aiace, un piacere particolare, perché vedemmo che il tenace allenamento di Ettore dava i suoi frutti. Ettore, Nuvola Scura, era un combattente che poteva misurarsi con chiunque. Ecuba andò via bianca in viso. I due eroi si scambiarono le armi e gli stolti dalle mura applaudirono. Armi di sventura. Achille la bestia si è servito del cinturone di Aiace per agganciare Ettore quando lo trascinò intorno alla cittadella. E il grande Aiace usò la spada di Ettore quando, tormentato dalla pazzia, si suicidò. Le cose ci sfuggivano di mano e ci si rivolgevano contro. Ad esse allora attribuivamo un'importanza esagerata. Con quale dispendio vennero fabbricati scudo, spada, giavellotto e corazza per Ettore? Gli spettavano non solo le armi migliori, anche le più belle. Una volta lo incontrai. C'era già nell'aria un sentore di primavera, davanti alla porta della fucina. Incurante degli uomini di Eumelo che ci accompagnavano, si unì a me. Talvolta basta un'unica conversazione. Risultò che mi aveva tenuta d'occhio. Mi sembra che ti lasci trasportare dalla corrente, sorella, disse, senza rimprovero nella voce. Ma sai anche in che direzione? Da tempo, una domanda non mi toccava a quel modo. Ettore, caro, sapeva di avere ancora poco da vivere. Sapevo che lui lo sapeva, che cosa avrei potuto dirgli? Gli dissi che Troia non era più Troia, che non, che non sapevo come venirne a capo, che mi sentivo come un animale ferito in trappola, che non vedevo via d'uscita. Quando penso a Ettore, sento sempre lungo la schiena lo spigolo del muro contro cui mi appoggiai e sento l'odore delle tame dei cavalli mescolato alla terra. Mi pose il braccio intorno alle spalle, mi attirò a sé, sorellina, sempre così rigorosa, sempre così rivolta verso l'alto. Forse devi essere così. Dobbiamo sopportarti. Peccato che non sei un uomo. Potresti andare in battaglia. Credimi, a volte è meglio. Di che? Sorridemmo. Del resto lo dissero i nostri occhi, che ci amavamo. Che dovevamo prendere commiato. Mai più, Ettore, caro, ho voluto essere un uomo. Spesso ho ringraziato le potenze che assicurano il sesso agli esseri umani perché mi è possibile essere donna. Perché non dovevo essere presente il giorno in cui saresti caduto. Come sapevamo tutti e due, perché potevo evitare il campo di battaglia su cui Achille tornò a infuriare. Dopo che il suo amico del cuore Patroclo fu ucciso dai nostri, notizia che induceva sentimenti contrastanti, Polissena ora non era salva? La schiava di Achille, stravolta nel viso, venne da Anchise. Briseide, la nostra Briseide, per rabbonire il suo cocciuto signore, era stata ricondotta a lui da Agamennone in persona. In quale stato? La fanciulla piangeva. No, ora non sarebbe più tornata indietro. Potevamo fare di lei quello che volevamo. Arisbe fece un cenno alla dolce Enone. Cominciò per lei, quella, quella giovane schiava che voleva essere nascosta. La vita non più in vincoli nelle caverne. La rividi l'estate successiva. Un'altra persona, e pronta anch'io a diventare quell'altra persona che già da tempo si agitava dentro di me tra disperazione, dolore. E tristezza, la prima reazione che mi concessi fu quella punta d'invidia che provai quando la schiava di Achille, stretta e non se ne andò, non sapevo dove. E io, salvate anche me, avrei quasi esclamato: Ma non avevo ancora vissuto tutto ciò che mi era stato riservato di vivere quel giorno sul mio giaciglio di salice in sudore freddo quando Ettore come seppi scese in campo e come seppi cadde non so come avvenne non fu permessa a nessuno di parlarmene nemmeno a Enea che fu presente ma di cui non mi preoccupai nel fondo più profondo nell'intimo più intimo là dove corpo e anima non sono ancora divisi e dove non giunge parola né pensiero seppi tutto della battaglia del ferimento di ettore della strema resistenza e della sua morte fui ettore non è dire troppo perché ero legata a lui diceva troppo poco Achille la bestia lo ha mi, è, mi ha trafitto, mutilato, trascinato. Molte volte intorno alla rocca col cinturone di aiace, fui viva, ciò che divenne Ettore morto. Un mucchio di carne appena macellata, insensibile, le urla della madre, i lamenti del padre lontani. Doveva chiedere ad Achille la salma? E perché no? Il viaggio notturno del padre che se io fossi stata ancora lui, ancora io, mi avrebbe turbata infinitamente e un po' mi turbò che non fosse stato capace di avventarsi su Achille sorpreso nel sonno. Poi me ne stetti di nuovo sulle mura, imperturbabile nel posto ben noto accanto alla porta scea, sotto la bilancia. Su un piatto una massa di carne appena macellata che un tempo fu Ettore, nostro fratello, e sull'altro tutto il nostro oro per l'assassino di Ettore. Questo fu il punto più basso o oh, più alto della guerra, il mio gelo interiore. Andromaca, che giaceva a terra esanime, e il viso di Polissena. Adatto a quell'occasione voglia di autodistruggersi. Con quale disprezzo gettò i suoi bracciali e le sue collane sulla montagna d'oro, cui mancava ancora un po' per raggiungere il peso della salma di Ettore. Imparavamo a gran velocità. Prima non sapevamo che i morti valgono tanto oro quanto pesano, ma era possibile ancora dell'altro. Scambiare un uomo morto. Con una donna viva. Questo gridò Achille rivolta a Primo. Ehi Re, dammi la tua bella figlia Polissena e tieniti loro. Risata di Polissena. E la risposta del Re, concordata rapidamente con Eumelo e Andro. Convinci Menelao a rinunciare a Elena e avrai la figlia Polissena. Da quel giorno non sognai più. Un brutto segno. Quel giorno e nella notte che adesso seguì fu distrutta la parte da cui vengono i sogni, anche quelli brutti. Achille la bestia occupò tutte le frontiere fuori di noi e dentro di noi. In quella notte, quando fece bruciare la salma di Patroclo, il suo amato, Achille la bestia scannò per sacrificio dodici prigionieri, i più nobili tra cui due figli di Ecuba e di Priamo. In quella notte gli dei ci abbandonarono. Dodici volte l'urlo, quello di un animale. Dodici volte le unghie della madre affondarono profondamente nella mia carne. Poi tredici roghi arsero crepitando. Uno straordinariamente grande e dodici più piccoli i ceppi roventi orrendamente rossi contro il cielo nero poi ci fu odore di carne bruciata venne il vento dal mare per dodici volte il ferro rovente aveva bruciato a fondo quel punto dentro di noi da cui possono venire dolore amore vita Sogni! La tenerezza indicibile che fa di un essere umano un essere umano. Quando si staccò da me, Ecuba era una vecchia, dalle guance scavate, dai capelli bianchi. Andromaca, un fagotto gemente in un angolo. Polissena, tagliente e risoluta come una spada. Priamo, spogliato di ogni regalità, un vegliardo malato. Troia era immersa nel buio, in un silenzio di tomba. Una pattuglia di nostri guerrieri si precipitò, sotto la guida del fratello Paride, nelle cantine della cittadella, nelle quali, tremando di paura, se ne stavano accovacciati gli uni accanto agli altri prigionieri greci. Una delle ancelle mi venne a chiamare. Entrai nella cantina che puzzava di muffa, sudore ed escrementi. Intrepidante silenzio, i troiani e i greci prigionieri si fronteggiavano tra loro l'abisso di un passo, sopra l'abisso i nudi coltelli dei troiani. Allora, senza veste sacerdotale, entrai in quello spazio angusto passo dietro passo. Sfiorata dal fioto caldo dei greci, dai freddi coltelli dei troiani, lo percorsi da una parete all'altra in assoluto silenzio. I coltelli dei troiani si, abbass si abbassarono alle mie spalle, i greci piansero quanto mai i miei compatrioti. Paride, mi sbarra l'uscita. Dunque, tu, sacerdotessa, non consenti ai miei uomini di ripagare della stessa moneta? Io dissi: No. Era quasi l'unica parola che ancora mi restasse. Tanto mi fece rilevare che le parole hanno conseguenze somatiche. Il no ha un effetto di contrazione. Il sì, uno di distensione. Ma come accadde? Perché l'ho permisi? Soprattutto per quale motivo? Enea restò sempre assente così a lungo. Pantò, mi si riaccostò. Benché non ci potessimo più soffrire, diventavo furiosa, senza motivo, solo a vederlo. Scarno, contratto, con le vesti femminili da sacerdote, e sopra quella testa grande, sempre il ghigno cinico. Non mi piacevano le persone di cui si annusa la paura. E lui non tollerava compassione sotto cui si celasse il disprezzo. Fu di nuovo primavera senza che me ne accorgessi. Stavamo sotto gli ulivi nel boschetto di Apollo era sera. Avevo notato che ormai vedevo Pantò solo nei pressi del Tempio. Sì, disse. Oltre questa siepe comincia il deserto. Il pericolo. Me lo guardai ben bene. A quale animale assomigliava ora? A una puzzola che è minacciata che dalla paura ritrae le labbra sopra i denti come per nausea, scoprendo i canini. Che aggredisce perché ha paura. Mi sentii male. Mi investì un'immagine che non riusciva a mandare via. Gente con bastoni spingeva fuori dalla tana attraverso il recinto del tempio una puzzola. La cacciava dalla zona cintata, l'ammazzava e quella moriva squittendo, sibilando. Mi vide lo spavento negli occhi e mi si gettò addosso. Mi seppellì sotto di sé. Mi balbettò il mio nome nell'orecchio, invocò aiuto. Cedetti. Accondiscesi. Fallì, sibilò di rabbia e delusione come l'animale. Risultò che quella notte avevo salvato anche lui. Si trovava nella cantina tra i prigionieri greci. Non riuscì a perdonarmi di non aver temuto i coltelli. Non mi prenderete sibilò. Neanche i greci mi prenderanno. Mi mostrò la capsula con la polvere. Aveva ragione. Non noi, non i greci, le amazzoni lo hanno avuto. Le donne di Pentesilea. Enea, adesso si veniva a sapere, le aveva condotte qui per strade sicure. Con le sue mani bianche camminava accanto alla scura Pentesilea dai capelli neri arruffati che le si levavano in testa da ogni parte. Mi ingannavo o oh, lo sguardo di Enea era fisso su di lei? Poi arrivò Mirina, piccolo cavalluccio trafelata alla fine di una lunga corsa senza più meta, anche lei totalmente dalla parte di Pentesilea che cercava quella a Troia. Mi dissero Enea mi disse cerca lo scontro. Dunque siamo a questo punto. «Che chiunque cerca lo scontro, maschio o femmina, da noi è il benvenuto?» Enea disse «Sì, siamo a questo punto». Si pronunciava sulla piccola chiusa schiera di donne con molto riservo. Col riservo giacemmo vicini e parlammo di Pentesilea. Fu una follia. Non riuscì. A dire una parola sulla notte in cui i greci uccisero i prigionieri. Enea non chiese. Bianco, bianco, luceva il suo corpo nell'oscurità. Mi toccò. Niente fu ridestato. Piansi. Enea pianse. C'erano riusciti. Ci separammo senza consolazione. Caro. Quando in seguito. Ci dividemmo davvero, non ci furono lacrime, ma nemmeno consolazione. Una sorta di collera da parte tua, risolutezza da parte mia, l'uno comprese l'altro. Non era ancora finita tra noi. Separarsi così è più difficile, più facile. Queste parole per noi non hanno senso più difficile, più facile, come si possono cogliere simili sottili differenze quando tutto diventa insopportabile! Che vuol dire? Che accade? Che vuole questa gente? L'auriga conduce da me di nascosto sembra vegliarde e vegliardi? Ah, vecchi di micene che mi si avvicinano con timore reverenziale, sembra. Marpessa, lo vedi? Lo vedo Cassandra. Hai di idea di ciò che vogliono tanto quanto te? Non voglio, diglielo, ma non servirà a niente. Il nostro Auriga si fa portavoce. Vogliono sapere da me il destino della loro città. Povera gente. Come assomigliano i miei troiani? Vedi Enea, intravedo questo, la ripetizione che non voglio più, alla quale tu ti sei consegnato. Se dico a costoro che non so niente, non mi crederanno. Se dico ciò che prevedo, come potrebbe fare chiunque, mi ammazzano. Non sarebbe la cosa peggiore, ma la loro regina li punirebbe per questo. O qui, diversamente che a Troia nell'ultima fase, non ho chi mi sorvegli è possibile che sia libera di esprimermi in prigionia, cari nemici, chi sono io per vedere in voi solo i vincitori e, e non anche coloro che vivranno, che devono vivere perché continui ciò che chiamano vita, questi poveri vincitori, devono continuare a vivere per tutti coloro che hanno ucciso, di coloro, se riuscirete a smettere di vincere, questa vostra città continuerà ad esistere.